ha vissuto sulla sua pelle due guerre mondiali, ha attraversato due pandemie dalla spagnola al Covid e ha visto alternarsi ben 10 papi nel pontificare la sua fervente fede cristiana. Oggi, 3 luglio, Domenica Ercolani compie 113 anni. Un'età già di per sé straordinaria che da un anno e mezzo è divenuta anche un'età unica. Quella che rende la signora Ercolani la donna vivente più anziana d'Italia. Domenica, ultima di 5 fratelli, è nata nel 1910 ad Urbino e cresciuta nelle campagne di Urbania, alternandosi fra vita contadina e casalinga. Da 70 anni vive a Pesaro. È vedova da 38 anni e dal 2002 abita nel quartiere di Loreto, alle spalle del cimitero centrale, con la figlia Alessandra, che ha 87 anni e che da un mese è divenuta a sua volta vedova. L'unico altro figlio, Sisto, è venuto a mancare negli anni 90. Alessandra accudisce la madre aiutata da una badante e dalla presenza frequente dei due figli Luca e Marco. Una longevità straordinaria rafforzata da uno stato di salute sgombro da patologie. Non prende la medicina, non prende niente, nemmeno per modo di dire, per andare di corpo. Lei niente, tutto a posto. Viene la dottoressa ogni tanto, dice non ci vuole qua il dottore, ci vuole più per me che per lei. Alessandra racconta qual è la quotidianità di convivenza con una persona di 113 anni. Ti fa compagnia perché comincia a dire andiamo di là, andiamo alla messa, andiamo, diciamo il rosario, dice anche adesso poi dice andiamo alla messa. E invece non può più camminare perché purtroppo ci sono degli scalini ed è faticoso portarla. Messa che infatti domenica segue in TV come principale passatempo. La vista stenta, ma l'udito è quanto mai in salute, così come la voglia di parlare. Parole spesso di fede e di gratitudine ai familiari. Deve benedire Gesù. Già. Ti deve benedire. Grazie nonna, grazie. Per farti bene. Come stai? Non c'è male. Non c'è male. Anzi, non c'è male. Lo sai quanti anni fai, nonna? Il mercato. 113. Lo so. Lo so, 113 ne fai. Senti un po'. Sono tanti? Di parecchi. Sono parecchi, sì. Enduri. Enduri. Domenica, aiutata da un po' di genetica, visto che anche i fratelli hanno vissuto oltre 90 anni e a 113 anni ha ancora una sua mobilità motoria e, fino alla pandemia, camminava pure in autonomia occupandosi della cura dei fiori sotto casa. Fra i suoi segreti, una costante attenzione all'alimentazione. È importante mangiar bene. Non mangiare troppo. Molto attenta nel mangiare. Appena ne mangia un pochino di più comincia a dire ma mangiare troppo fa male, mi fa male, non ne voglio più. Allora bisogna insistere. Lei prende al mattino caffè latte con 3 fette di vette biscottate. Il mattino, poi invece al giorno gli preparo un frullato, un passato di verdura, dopo gli ci metto dentro, siccome non c'ha più i denti, gli metto dentro i vasetti, quelli di manzo, il mellin, quelli dei bambini, e così lo nutre. Oppure gli do anche la frutta, sempre però del mellin. La domenica lei mangia un cannellone, tutto tritato, proprio fatto a poltiglia, allora le piace, la mangia. Letizia, bisnipote, ha ben 101 anni in meno di nonna Domenica. Quando tipo mio padre dice che ci sono anch'io, lei mi dà i bacini, mi benedice e comunque riesce a capire che ci sono. Il nipote Luca tiene frequentemente allenata la memoria della nonna, così come la reattività e la capacità di ragionamento. Ti ricordi la verdura quando facevi l'orto? Sì. Quante ce ne avevi? Tante, vero? Sì. Le galline ce le hai ancora? No. Non ce l'ho. Ormai non ce l'hai più. Ce l'ho per niente. Però una volta ce l'avevi. Diciamo, vedere una persona che a 113 anni comunque risponde, diciamo, ti cerca di avere diciamo delle sensazioni, delle emozioni, è bello insomma, è anche speranzoso per noi, diciamo che siamo la loro famiglia, la sua famiglia. Da un anno non c'è solo la convivenza con un familiare supercentenario, ma anche con un record di longevità italiana.
Io mi ricordo, avevo cercato il sito, no? Super Centenari, ero andato a vedere e all'inizio era 150esimo, ma dopo piano piano, ho scherzando anche con mia madre, dicevo guarda te che arriva prima la nonna, arriva prima e dopo l'anno scorso effettivamente è arrivata prima, è stata per noi una bella emozione perché effettivamente è una cosa simpatica, noi siamo contenti io, che finché va la lasciamo andare, Farina, comunque è con noi quindi. Siamo contenti, dai.